ci sono anche semplici stilizzazioni di aerei, carri armati, fucili, bombe ed elicotteri nei 30 tappeti baluci afghani esposti nella mostra Dall'Afghanistan all'Italia, i tappeti della guerra russo-afghana 1979-1988, allestita a Palazzo Lascaris, sede del Consiglio regionale del Piemonte. Questa mostra, che ha un valore sociale e culturale altissimo, ci restituisce attraverso una tradizione millenaria, quotidiana, come quella del tessere i tappeti, il dramma della guerra, quindi ci dimostra come la guerra avesse penetrato ogni attimo proprio del vivere quotidiano. La mostra, visitabile dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17, verrà aperta in via straordinaria anche sabato 6 ottobre dalle 15 alle 20 in occasione della manifestazione Portici di Carta. Queste sono opere d'arte, è un media. Non sono tappeti, sono una fotografia, sono un video, sono un dipinto. Ormai i tappeti fatti a mano sono sempre uguali a se stessi, sono ripiegati su se stessi, potremmo dire. Qui invece abbiamo di nuovo il tappeto che, come in antico, sa raccontare un momento delle genti, dei fatti. Questa gente non ha registrato i morti, qui non c'è sangue, non ci sono cadaveri, non ci sono i cattivi. Ci sono solamente queste macchine straordinarie che hanno alterato in qualche misura il paesaggio.